fare né il magistrato né il prefetto. Giocava anche abbastanza bene, modestia a parte, che ero un terzino sinistro alla Facchetti, con 30 centimetri di me. Non me lo ricordo anche come giocatore di basket. Pur non avendo avuto scuole di calcio come ho avuto adesso, gli allenatori che mi hanno avuto sotto mano si sono sempre meravigliati perché avevo una tecnica spontanea, si può dire, abbastanza rilevante. Ho fatto il calciatore fino a che non mi sono rotto da prefetto, portiere, una caviglia. Però per, a Pisa, clima. Però per motivi, diciamo così, più di godimento e di interesse personale. Una volta laureato ho cominciato a guardarmi intorno e allora, per fortuna, le possibilità erano molto più ampie, si potevano fare molti concorsi, ne feci 9, ne ho vinti 8 e fra questi 8 alla fine, anche consigliato dal babbo che vedeva già una deriva un pochino strana della magistratura, mi disse no, dice va bene, fai il prefetto. Non accettai neppure, avevo vinto anche il concorso al dirigente del comune di Firenze, che mi avrebbe consentito di stare, come diceva mia moglie, sempre sotto il cupolone, però con prospettive di carriera onestamente non eccezionali. Da direttore di sezione diventava capo di partizione e poi vice segretario generale. E fui destinato, fra tanti altri concorsi, uno all'Enel, uno al Ministero della Difesa, un altro a diversi altri ministeri, poi scelsi la carriera prefettizia perché Lattarullo, che allora era capo di gabinetto del prefetto di Firenze, mi disse: Paoli, napoletano, avellinese. Paoli dice: vedrai che ti diverti e pure guadagni con i concorsi e tutto il resto. Mi sono divertito, guadagnare o non guadagnato neanche, ma comunque l'aspetto giusto, all'aspetto economico preferivo l'interesse dell'attività. Tant'è vero che per 2 anni mi alzavo tutte le mattine e mi sveglio ancora a quell'ora. Verso le 6, alle 6.40 prendevo il treno per andare a Arezzo, la mia moglie partiva per Fucecchio dal binario accanto, la sera tornavo verso le 8 perché allora si lavorava all'ufficio di gabinetto tutta la giornata, ci si salutava, ci si scambiava le impressioni della mattina, poi si ripartiva per le sue destinazioni. Però ti devo dire che al di là di quello che era stato dipinto da Lattarullo come interesse di una professione, innanzitutto mi sono divertito per 40 anni. Ho sempre cercato di divertirmi.